Allora, adesso noi qua dobbiamo costeggiare il fiume, sarà un disastro. Vabbè, signor Basilio, lei magari intanto coglie l'occasione e si lava un attimo. Voglio dire, essere caproni non vuol dire anche assomigliarci nell'aspetto e nell'odore, eh? Soprattutto nell'odore. Ciao a tutti da Saridor e bentornati su SnowRunner. In questo episodio porteremo a termine l'incarico della volta scorsa. Consegneremo un'unità di legname alla segheria. Sceglieremo i percorsi più difficili, i percorsi più impegnativi e i percorsi più complicati in assoluto. Ma non aggiungo altro, buona visione. Signor Basilio, eccoci qua dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Assolutamente sì, dobbiamo portare ancora un coso di tronchi. Voglio ridere. Dove dobbiamo andare? Non mi ricordo più niente. Ma non mi ricordo più una cifra di niente. Dobbiamo andare là. Ho già tracciato il percorso. Allora, a quanto pare sì, ho già tracciato tutto il percorso. Di conseguenza andiamo, muoviamoci, attacchi le ruote motrici, signor Basilio, che altrimenti non usciamo più da questo pantano. Mamma mia, ma che essere che è. Lei ogni giorno lei è sempre peggio, se ne rende conto? A voi, no, cosa vuoi che si renda conto? Sto qua non so manco in che mondo vive. Vabbè, signor Basilio, muoviamoci gentilmente, molli la bottiglia della vodka, dobbiamo tornare indietro e raccattare ancora un'unità di tronchi lunghi. Bella salita che ci aspetta. Vabbè, ma non dobbiamo avere fretta né problemi. Allora, vi chiederete, immagino, perché spesso e volentieri io uso il rapporto alto invece che l'automatico, che va da sé, va più veloce. Ma è semplice. Allora, io in automatico sì, vado molto, ma molto più veloce. Il problema qual è? Che se becco un ostacolo sulla strada, come ad esempio può essere una pietra, con rapporto alto ho un'alta percentuale di possibilità di fare dei danni. Con l'automatico, ovviamente. Con invece il rapporto alto, io danni non ne faccio. Non faccio nessun tipo di danno. Ci passo sopra, poi vado a sé. Se prendo un muro in pieno, è ovvio che succede qualcosa. Ma altrimenti i danni non se ne fanno. Ora, ad esempio, qua che non c'è niente, possiamo anche andare un po' più veloci, eh? Altrimenti arriviamo al giorno di San Mai Più. La butto lì. Il problema è che andare, ecco, come si può vedere qua, se fossi arrivato qui con rapporto automatico, signor Basilio, perché abbiamo messo quell'affare lì non lo so, fossi arrivato qua con rapporto automatico e fossi passato sopra quelle pietre, sicuramente avrei spaccato tutto, sicuramente sì. Con il rapporto alto invece no, ci passo sopra e non faccio danni. Signor Basilio, ferma i buoi, facciamo gasolio. Che l'ho vista. Dove cazzo sta passando? Ma guarda te quest'uomo. Ma allora, io di asini ho visto, eh. Ma come lei proprio non li batte nessuno. Ed eccoci arrivati a Porto Nord, Alaska, USA. Beh, questa vista sinceramente è fantastica, è spettacolare. Vedere un paesaggio così totalmente innevato è veramente qualcosa di meraviglioso. Allora, signor Basilio, tracciamoci immediatamente la strada per andare a raccattare i tronchi. Allora, percorso tracciato, perfetto, adesso possiamo muovere, possiamo andare. Allora, cercherò di velocizzare un pochettino, perché voglio dire, finché stiamo andando alla scarichi non è che succeda granché. Il problema qual è? Quando carichi vai tranquillo che tutti i problemi escono fuori. Allora, signor Basilio, ci diamo una mossa, grazie, dobbiamo andare di là. Bravissimo, mamma mia. Che uomo, che spettacolo di uomo, come capisce tutto. Non capisce mai un cazzo st'uomo qua, ma vabbè, dettagli. Ed eccoci arrivati alla stazione tronchi, finalmente, ce l'abbiamo fatta. Signor Basilio, si fermi, grazie. Allora, gestione carico, caricheremo tronchi lunghi, una unità. Perfetto. Ok, vabbè, non so perché, sono stati caricati male, mi sa che li perderemo questi, assolutamente sì. Signor Basilio, muoviamo, grazie. Abbiamo ancora un bel po' di strada da fare. Allora, avremmo ancora un po' di strada da fare se io mi fossi impostato al percorso. Il percorso non l'ho impostato ancora. E quindi dobbiamo farlo. Signor Basilio, lo facciamo poi, leggermente dopo. Perché adesso torniamo indietro e andiamo a fare il rifornimento. Una volta che abbiamo fatto il rifornimento, imposteremo il percorso a tornare indietro. Che ovviamente anche questo sarà da porco supremo. Ma quando mai? Quando mai facciamo una cosa semplice noi? Mai nella vita. Ok, signor Basilio, si muova, grazie, che non ce l'abbiamo tutto il giorno. Signor Basilio, ce l'abbiamo fatta. Allora, ci siamo impostati tutto il percorso a tornare indietro. E forse sarà un po' incasinato. Forse sì, ma io confido che ce la possiamo fare. Dobbiamo tornare indietro, fare una strada lunghissima e arrivare fino lassù. Signor Basilio, mi ha lasciato il motore in moto, cretino. Vabbè, riempiamo. Bisogna spegnere il motore quando si fa rifornimento.
Ma cosa parlo con lei? Che manco sa leggere. Allora, signor Basilio, mi raccomando, il percorso sarà complicato. Sarà molto complicato. Cerchiamo di raggiungere e arrivare vivi senza esplodere. Allora, un altro motivo comunque, perché io lascio i rapporti alti invece che l'automatico? Perché se io adesso giro in automatico, il consumo mi arriva a 13, 15 a volte, insomma, è bello tosto, è bello trugno. Se io lascio in automatico, vabbè, adesso no, però più o meno sono sempre sui 7-10 litri al minuto. Ovviamente con questo camion in automatico vai più piano, ma consumi anche molto meno. Che, signor Basilio, ci siamo già piantati? A quanto pare sì. A quanto pare ci siamo piantati. Pure un po' di movimento ce l'abbiamo. Tiri. Ok. Vediamo se riusciamo a muovere così. Tiri ancora un po'. Ok. Giriamo dall'altra parte. Facciamo un po' di biscia, via. La manovra biscia funziona quasi sempre. No, ce la stiamo facendo. Ce la stiamo facendo molto lentamente, ma ce la stiamo facendo. Oh, abbiamo preso grip. Abbiamo preso grip, visto, ce l'abbiamo fatta. Ok, proseguiamo, andiamo avanti. Dobbiamo, vabbè, dobbiamo fare un giro incredibile. Ok, signor Basilio, infiliamoci giù di qua. Guardi che bella strada che ci aspetta. Non è contento? Guardi, io da morire. Come sedersi su uno spremiagrumi elettrico. Uguale, stessa felicità, stessa gioia. Oh, che poi magari a qualcuno piace, non discuto, de gustibus. Ah, signor Basilio, dai, andiamo piano, che qua rischiamo di finire su un fianco. Guarda. Ancora un po' ci finivamo, Ancora un po' ci finivamo. Signor Basilio, coraggio, su. Ok, andiamo avanti così, perfetto. Visto, ci siamo usciti. Non è stato difficilissimo, Vabbè, per lei anche fare la tabellina del 2 è difficile, quindi. Cosa lo dico a fare? Qua? Una casetta. Ah, mi sembrava una galleria, dicevo, pure tunnel qua non ce n'è. Ok, carina comunque, carina, mezza nulla così, non male. Sì, ci vivrei. Sono una persona abbastanza solitaria io. Ok, signor Basilio, piano. Che ho visto una cosa orribile, bruttissima, ancora un po' finiamo sul fianco. Eravamo tutti storti. Andiamo. Non è che siamo drittissimi, Non è che siamo dritti, ma proprio per niente. No, vabbè, adesso sì. Prima abbiamo rischiato, se ci fosse entrato pieno sarei finito su un fianco. Sicuro, fisso e matematico. Ok, signor Basilio, mettiamo di nuovo marce alte. Aspettiamo di uscire di qua però prima. Ok, ne siamo usciti? Direi di sì, marce alte e pedalare, su. Coraggio. Abbiamo ancora un bel po' di strada da fare, E soprattutto un bel po' di strada che non sarà per nulla semplice. Voglio dire, anche qua ci stiamo un po' invischiando, Insomma, speravo almeno questo pezzettino qua fosse un pochettino meglio. Ma manco per sta ciolla. No, vabbè, non è stato difficile passarlo, Però mi ha dato un pochettino di bestemmiucce da tirare. Ok, proseguiamo, andiamo avanti, so. Allora, qua siamo nei pressi dell'oleodotto, ovvero tutte le volte che io taglio per andare di là. Questa volta invece andiamo dritti, passeremo dall'altro lato dell'oleodotto. Sì, non perché di qua non ci si passasse, si passava anche di qua. Però di là mi sembra un pelino più croccante come strada. Volevo fare una prova. Signor Basilio, siamo sull'altro lato della strada. Ok, adesso non ci rimane altro che andare dall'altra parte. Guarda comunque qua che posto, che spettacolo, che paesaggio. Tutto innevato così è veramente wow. È bello che... Ah, dobbiamo girare qua, Bello che io non mi concentro molto sul paesaggio, ma ovviamente va da sé, mi concentro sulla strada. Quindi la camera è spesso e volentieri sempre... Là c'è una cisterna. È sempre orientata sul terreno. Ecco, signor Basilio, evitiamo quella pietra, grazie, quel masso. Però devo dire che ogni tanto quando mi ci cade l'occhio devo... Wow, è veramente spettacolare, signor Basilio, c'è una conca. Ecco, vabbè, ci siamo passati, ce l'abbiamo fatta. Signor Basilio, ma serio, ci siamo agganciati qua? Ci siamo piantati qui? Ma no, dai, su. Voglio dire, non è difficile uscirne, che cacchio, come abbiamo fatto a piantarci qua? Io non lo so, ma vabbè. Misteri della fede. Allora, qua il pezzo di strada è in discesa, si è visto. Ok, proseguiamo, andiamo oltre perché adesso qua dovremo fare il passaggio sulle pietre. Sì, ed effettivamente non è stato semplicissimo questo passaggio qua, Cioè, tra uno e l'altro sono tutte e due belli croccanti. Però comunque queste dovrebbero essere strade battute perché vedo che ci sono dei cartelli. Olè, ci siamo piantati? No, non ci siamo piantati, ma quasi. Quasi. Molto quasi. Troppo quasi, signor Basilio. No, piano piano. Allora, facciamo una cosa. Blocchiamo i differenziali.
E vediamo se riusciamo ad andare. No, ci piantiamo. Ma un peli... No, c'è un albero indemoniato lì, eh. Dico, un pelino, piano piano ci spostiamo. Quindi vuol dire che un po' di grip ogni tanto lo trova. Bisogna trovare, ecco, l'abbiamo trovato? E in parte sì. Ok, l'abbiamo trovato. Ok, andiamo di nuovo di là adesso. Di là è ostica, di là è tragica. Proviamo a girare più di qua, a tirare più di qua. No, c'è qualcosa che ci blocca. C'è qualcosa che ci blocca e non riesco a capire che roba sia. Mi torni un attimino di lì. No, niente da fare. No, un pelino. Ma non teniamo niente così. Tiriamo. Andiamo su. Oh, visto? Probabilmente era una pietra, qualcosa che ci scivolavamo sopra. Ok, cerchiamo di andare avanti e arrivare a quel punto là. Ma non è semplice, eh? Cioè, comunque, guarda, ci stavamo di nuovo piantando. Ok, però ne siamo usciti, ce l'abbiamo fatto. Ok, andiamo avanti, grazie. Ah, qua c'è un bel pezzo. Wow. Pezzo totalmente innevato. La strada la vediamo? Sì, più o meno la vediamo. Molto meno e poco più, ma la vediamo. Ok, ah, siamo dall'altro lato dell'oleodotto. Ok, ora sì che mi è chiaro. Cioè, nel senso, so dove siamo e so dove dobbiamo andare e so cosa mi aspetta più davanti. Eccoli, guarda un po', sapevo cosa mi aspettava lì davanti. E qua c'è sempre quell'hammer da recuperare che ormai avrà fatto le alghe. Ma vabbè. Lo recupereremo un giorno. Sì, sì, prima o poi un giorno ti prendiamo. Allora, signor Basilio, piano. Andiamo anche più piano. Andiamo anche più piano perché qua la situazione è croccante. No, sinceramente non mi ricordo come ci si comporta su questa pietra. Ci si comporta che ci si è piantati? Ah, volevo ben vedere. Piantarsi qua è leggermente difficile, ecco. Però potrebbe esserci Cthulhu, che non sarebbe d'accordo se noi andassimo a trovarlo, eh? Probabilmente lui non apprezza molto le visite. No, vabbè, ce la stiamo facendo, non è neanche tanto difficile. No. Ce la facciamo. Poi ci sono quei cosili gialli che bene o male ti segnalano il percorso da fare. Voglio un po' vedere se non riusciamo a salire su di qua, adesso. Coraggio, su, signor Basilio. Ne abbiamo fatto di peggiori che queste pietruzze. E poi voglio dire, meno male che ci sono, altrimenti ciao proprio. Perché ho messo il puntatore lì? Vabbè, è lo stesso, lo leverò io a manina. Sì, lo leviamo a manina. Ok, signor Basilio, proseguiamo. Che adesso qua la strada non mi ricordo com'è. Però sicuramente non è semplice. Signor Basilio, ci siamo di nuovo piantati. A quanto pare ci siamo di nuovo piantati. Vabbè, c'è il vericello, lo usiamo. Ci facciamo un attimo tirare, giusto da arrivare fin lì. Fino lì, ho detto. Vabbè, cerchiamo di andare anche un po' più in su, va. Che qua è croccante, è traumatica. Ok, facciamo a mano che facciamo prima. Ok, tiriamo. Giusto da uscire di qua, perché poi, voglio dire, una volta che arriviamo lì. Ecco, una volta che arriviamo qua siamo già sul... Sì, ha voglia. Sta già tirando, insomma. No, vabbè, ce la facciamo più o meno. Ma molto più o meno. Coraggio, su, signor Basilio, dai, non mi faccia fare queste figure davanti a tutti. Ok, ce l'abbiamo fatta? Non ancora. Vabbè, voglio un po' vedere se non ce la facciamo adesso. Piuttosto, guarda, spacco tutta la trasmissione. Voglio un po' vedere se non ci riusciamo di qua. Ok, stiamo avendo di nuovo delle difficoltà a passare di qui. Assolutamente. Ecco, e adesso, tac. No, ce la facciamo. Siamo anche saliti lì sopra. Beh, perfetto, ci ha aiutato moltissimo. Ci ha aiutato moltissimo ad allargarci col rimorchio, col trailer. Perché così almeno riusciamo a passare abbastanza agilmente. Ok, possiamo muovere un po' più veloce, grazie. Signor Basilio, inerpichiamoci su di qua. Guardi che bello, guardi cosa ci aspetta. Guardi che casino. No, vabbè. Per ora, sì. Lo dico a bassa voce perché magari il gioco mi sente. Per ora stiamo andando molto bene. Sì, questo pezzo. È qua che abbiamo già dei problemi. Vede, si allarghi. Ok, chiuda perché sennò finiamo su un fianco. Bravo, così. Adesso cerchiamo di uscire più dritti che possiamo. Ci siamo piantati? Sì, ci siamo piantati. A quanto pare sì. Sì, ci siamo piantati. Cazzolina. Allora, vediamo se troviamo un punto d'appiglio da qualche minchia, cioè per beati. Allora, buttiamolo là dietro. Vediamo un pochettino come funziona, come va.
Allora, va da sé, dobbiamo tirare in avanti mentre ci tiriamo indietro. No. Io speravo di riuscire a spostarlo un po' di più, questo camion, eh. Ok, riproviamo con la stessa manovra di prima. Dobbiamo cercare di fare cose. Non ci riusciamo. Cercavo di farlo ruotare, sto rimorchio, ma a quanto pare non ce la facciamo. Allora, facciamo come vecchia maniera. Vecchia maniera, ci agganciamo lì e tiriamo tutte e due in avanti. Vediamo cosa va a succedere. Un casino? Un casino bello e buono. Oh, però ce l'abbiamo fatta. Vabbè, abbiamo sminchiato tipo tutto, ma ce l'abbiamo fatta, sì. Tiri. Coraggio, dobbiamo far ruotare quel camion. Ci siamo disincastrati, va bene. Ok, andiamo avanti. E andiamo avanti così. Ok, possiamo proseguire? Sì, possiamo proseguire. Allora, diciamo che comunque la manovra corretta sarebbe stata andare indietro, dritti, e cercare di allargarsi il più possibile verso la parte del muro. Perché fisicamente ci passavi. Pelo, ma ci passavi. Avresti dovuto fare 100.000 manovre. Quello sì. Però ci saresti passato. Allora, signor Basilio, dobbiamo andare di qua. Credo. Sì, dobbiamo andare di qua. Qua me lo ricordo. E preferivo non farlo. Preferivo non ricordarlo. Sì, sì, me lo ricordo questo pezzo. Minchia se me lo ricordo. Signor Basilio, piano. Guardi un po' come siamo messi. Guardi come siamo messi. Ok. Dai, ci addrizzi. Ah, drizzi sto rimorchio. Sto rimorchio. Sto convoglio. Signor Basilio, andiamo avanti. Su, coraggio. Che dopo aprile viene maggio. Anzi, qua veramente sembra sempre di essere a dicembre. Ma dettagli. Allora, adesso noi qua dobbiamo costeggiare il fiume. Sarà un disastro. Vabbè, signor Basilio, lei magari intanto coglie l'occasione e si lava un attimo. Voglio dire, essere caproni non vuol dire anche assomigliarci nell'aspetto e nell'odore, eh? Soprattutto nell'odore. Allora, signor Basilio, dove cazzo? Ah, nella pietra. Ok. Allora, facciamo una bella cosa. Andiamo dietro. Bravo. Ora andiamo un po' così. Perfetto, bravissimo, mamma mia, che uomo, che autista. Ok, adesso riprendiamo, rifacciamo così, allarghiamo, ci allarghiamo, ho detto. Guarda, ma no, deve tirare indietro, deve tirare di lì, va bene anche così. Ok, adesso cerchiamo di andare avanti, non ce la facciamo? Mi può vedere se non ce la facciamo? Non ce la facciamo. Strano che ci siamo un fognato. Ah, no, ok. Era solo un pezzo. Signor Basilio, continui. Ma guardate come si storce. Ma no, deve tirare indietro, deve tirare in avanti, besugo. Ora, guarda, dai, su. Niente da fare. Allora, facciamo piano B. Tutto un'altra cosa. Ovvero, agganciamo questo. Questo, ecco, lo agganciamo lì. Ora noi andiamo avanti e tiriamo. Coraggio. Io devo ancora riuscire a capire dove cazzo ci siamo piantati, eh. Oh, ce l'abbiamo fatta. Alleluia. Azzo. Dove cazzo ci eravamo bloccati? Non ne ho la più pallida idea, eh. Ma va bene. Ok, signor Basilio, eccoci. Siamo arrivati. Dobbiamo andare, indovina un po' dove. Su di là. Se magari mi evita tutti gli scogli, io preferisco. Figurati. Ma perché ci provo a parlare con quest'uomo io? Guarda dove è andato a incastrarsi. Guarda dove si è infognato sto qua. Oh, mi eviti quelle pietre, grazie. Ok, adesso giriamo su. Tolga il blocco differenziale perché sennò andiamo dritti. Siamo andati dritti ugualmente? Siamo andati dritti ugualmente. Signor Basilio, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati su un pezzo di strada quasi decente, eh? Che è quella che ci porterà al tunnel per arrindare a Fiume di Montagna. Perfetto, arrindare è un mix tra andare e arrivare. Ma vabbè, dettagli. Purtroppo ogni tanto mi si intreccia la lingua, ecco, diciamo, mettiamola così. Ed eccoci arrivati a Fiume di Montagna, Alaska, USA. Perfetto, perfetto neanche tanto, dobbiamo andare a Fanculonia adesso, dobbiamo andare lassù. Voglio ridere. Allora, signor Basilio, voglio fare la minchiata. Sì, assolutamente. Dato che non ce la siamo complicata ancora abbastanza, io volevo, seguire su di qua, fare questa strada, girare di qui, andare verso questa, che non l'abbiamo ancora scoperta, tra parentesi potremmo scoprirla tipo in questo viaggio. E poi da qui, dove finisce la strada, voglio tirare giù, andare qua.
Non so questo pezzo cosa c'è, cosa mi aspetta. Va benissimo così. Ok, mettiamoci in moto, che abbiamo un bel po'... Non abbiamo tanta strada da fare, ma sicuramente sarà complicata, barra finiremo sicuramente di nuovo su un fianco. Allora, signor Basilio, ci abbiamo 211 litri, dobbiamo andare fin lì. Io conto che ci bastino, che non serva aggiungere altro. Però forse ho fatto anche una mezza minchiata, perché questo pezzo di strada non lo conosciamo, non sappiamo com'è, e da quello che posso vedere non è sicuramente carino. Non è bello, ecco, non è bello. Vabbè, ormai siamo qua, andiamo. Stiamo avendo difficoltà. Ok, avevamo difficoltà perché non avevamo l'Advanced Wheel Drive attivo. Vabbè, non è un problema, guarda lì che discesa. Mamma mia. Ok, no. Ah, ho capito, questo qua è quel pezzo. Oh, sì, me lo ricordo. È quel pezzo rognoso. Ok, allora, proseguiamo. Di qua non ci siamo mai passati, eh? Di qua non ci siamo mai passati. Vediamo com'è. Guardi, eccola, l'abbiamo trovata? Sì, l'abbiamo trovata. Allora, andiamo a vedere com'è. Ok, dai, che ci siamo. Ma pensa te, me l'ha messo là davanti. Che palle. Vabbè, qua davanti c'è il quadratino. Attiviamolo, dai, su. Oh, alleluia, viva Dio. Avvio osservazione. Wow. Signoria, tanta roba. Ok, abbiamo scoperto luoghi di potenziamento, bla bla bla, tutte cose. Signor Basilio, torniamo indietro. Due luoghi di potenziamento. Perfetto, signor Basilio, tre luoghi di potenziamento. Ok, bravissimo, abbiamo fatto una cosa giusta, sì. E anche degli obiettivi. Mattoni nel fiume. Vabbè, obiettivi, adesso ci darà per tre quarti d'ora con tutte le cose che abbiamo scoperto. Signor Basilio, no, vada piano, che qua è brutta la situazione. Porca Eva, guarda. Ah, questo era quel pezzo in mezzo agli alberi che non conoscevamo? Non credo. No, sì, stiamo scendendo, stiamo andando sul fiume. Guarda qua, ghiaccio. Guarda qua, ghiaccio. Questa strada sarebbe divertente da fare in salita, non in discesa. Cioè, va bene, in discesa se ti parte il camion, dai un colpo laggiù in fondo che non ti trovano mai più, eh. Dove cazzo dobbiamo andare? Signor Basilio, dobbiamo andare di là. Vabbè, è lo stesso. Ok, signor Basilio, vedo la strada, alleluia. No, non vedo la strada, vedo il fiume. Vabbè, mi sono confuso. Può succedere. Ok, proseguiamo. Ormai siamo arrivati. Lì davanti c'è la strada, quella un po' più bella. E io conto che non ci siano altri problemi. Ma a dire la verità, problemi grossi non è che ne abbiamo avuto. Ci siamo impantanati malissimo, tipo ovunque, sì. Però, voglio dire... Non abbiamo dovuto chiamare mezzi in supporto. Per ora. Signor Basilio, ma ci stiamo piantando. Ma stiamo scherzando. Dai, su. Ma non mi faccia morire dal ridere. Ah. Oh, guardi, vede che stiamo andando? Bravo. Così. Ok, abbiamo trovato la strada principale. È tutta una lastra di ghiaccio? Assolutamente sì. Ma noi riusciamo a muovere comunque, eh? Comunque riusciamo a muovere. Ok, signor Basilio, dobbiamo andare lì. Non credo sia difficile, forse neanche per lei. E siamo arrivati, perfetto. Lì c'è ancora il nostro vecchio rimorchio, ce ne sono due. E tra poco ce ne saranno tre, mi sa. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, questo rimorchio lo lasciamo qua, poi. Intanto gestione carico e scarica. Ce l'abbiamo fatta, ce l'ho anche pagato. Allora, dicevo, questo rimorchio lo lasciamo qui, perché un domani ci può tornare utile. Ci può tornare molto utile. Possiamo arrivare qua direttamente scarichi e agganciare il rimorchio. Va da sé, dovremmo avere il prolungamento anche anteriore. Se no ciccia. Allora, questo me lo molli qua. Sì, stacca il rimorchio, mettilo lì. Ok, signor Basilio, ce l'abbiamo fatta. A questo punto rientriamo alla base, perché abbiamo ancora molto, ma molto, ma molto lavoro da fare. Via. Coraggio, che dopo aprile viene maggio. Si muova e quell'alberello lì se lo vuol portare per forza. Ah no, è sparito direttamente. Va bene,
Ce lo porteremo alla nostra basetta la prossima volta. Andiamo, su, via, più veloci della luce. E per ora fermiamoci qua. Siamo riusciti a portare a termine questo incarico. Sono serviti due episodi? Assolutamente sì. Pensavo di fare un video molto più veloce e dover aggiustare il tutto con un altro incarico. Però quanto vedo ci è uscito abbastanza materiale per un episodio. E anzi, dovrò tagliare un bel po' di cose. Nel prossimo episodio andremo avanti. Abbiamo ancora tantissime cose da fare e un bel po' di luoghi da esplorare. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' che volete, tanto ormai lo sapete, e noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao!